era quella di molti altri, nonostante io sia un dog influencer, vado quasi tutti i giorni in ufficio e faccio il community manager, ovvero gestisco le pagine Facebook, Instagram, Twitter, di brand e aziende. Spesso mi fanno arrabbiare, mi fanno girare le palline, devo rispondere a molte telefonate e non vedo l'ora di tornare a casa. In questo periodo, che è primavera finalmente, mi piace tornare a casa a zampe, in modo tale da prendere comunque un po' di aria. La prima cosa che faccio quando rientro è togliermi sicuramente la pettorina, oppure a volte magari ero vestita un po' più elegante perché avevo un evento, una festa dopo l'ufficio e quindi mi tolgo il papillon. Comincio a struccarmi, utilizzo del cotone e una lozione per il contorno occhi, cambio spesso la mia routine occhi. E poi mi piace rilassarmi, mettermi sul divano, mangiare una mela magari per rimanere leggero comunque la sera. E poi, come potete vedere qui, sto leggendo il mio libretto sanitario perché ultimamente mangiare sano e comunque avere delle intolleranze alimentari è molto di moda e quindi io faccio in modo di averne per poterlo poi scrivere sul mio blog. Faccio un bagnetto rilassante, accendo una candela, come ogni influencer che si rispetti, perché creano l'atmosfera e poi sono fighe da vedere nel video e poi lasciano questo bel profumino di biscotto. Dopodiché mi rilasso e lavo via la mia stanchezza giornaliera, e dico la mia perché nei video routine bisogna specificare che le cose sono tue: le mie zampe, le mie ciglia, il mio tartufo, quindi anche la mia stanchezza. A volte mi piace guardare un filmetto prima di andare a dormire, in questo caso stavo guardando Torna a casa Lessi, che è un classico, hashtag vintage. Poi di solito mi prende subito l'abbiocco, devo dire che non è molto interessante la mia night routine, però spero che comunque vi sia piaciuta questa Spring Edition, e se vi è piaciuta prendete una zampa, fate un like a questo video e condividetelo con i vostri amici cani, i vostri amici furetti, i vostri amici gatti, insomma tutti i vostri amici, e magari più in là potrei fare una bagnetto routine aggiornata se vi fa piacere. Ah, che stress! Ciao! Ok. Prendete una zampa. Allora, così è troppo. Prendete una zampa e fate un. Prendete una zampa. I love you so much and I'm happy to meet you, my baby.